Alcune società, pur di accedere al contributo e aggirare i controlli, avevano addirittura simulato l'acquisto per importi milionari da una società londinese di una chimebox utile alla creazione di un software del tipo blockchain impiegato in sofisticati reti aziendali. Le indagini, tuttavia, hanno disvelato che i software erano del tutto inesistenti.